Cari amici di GameStime, io sono Aldo. Io sono Gino. E io sono il vostro avventuriero, Riccardo di quartiere. Avventuriero perché oggi siamo qui con le 7 cose da sapere su Uncharted 4, la fine di Ulla. E che cos'è questo gioco, signor Aldo? Che cos'è questo gioco? È una bomba. È una granata incredibile, un capolavoro assurdo. E ancora non è uscito. Ancora non è uscito e già si sa. E già si sa perché sono uscite le recensioni. E quindi dei voti proprio. Non avevamo dubbi perché i tre precedenti sono tre bombe incredibili, tre capolavori dell'industria. Il terzo un po' meno, il secondo molto di più. Ma comunque sono tutte e tre belli. Comunque sono tre grandi giochi. C'è chi non l'ha giocato, incredibilmente. Però cazzo, va bene, qui a fianco. No, sei tu. Noi non avevamo dubbi sulla qualità perché Naughty Dog, come al solito, è incredibile. Tutto quello che fa della Last of Us, Jack and Dexter, Crash Bandicoot, che magari torna pure quest'anno. Qualsiasi cosa. Insomma. Qualsiasi cosa che fa. E adesso passiamo alle 7 cose da sapere su questo Uncharted 4, fine di un ladro. Uncharted 4, fine di un ladro, rappresenta la conclusione dell'avventura dell'iconico Nathan Drake e soci, deciso ormai a lasciarsi alle spalle i giorni da cacciatore di tesori. Il nostro protagonista sarà costretto a tornare in azione quando la comparsa di suo fratello Sam lo porterà in giro per il mondo alla ricerca del bottino del leggendario pirata Henry Avery, in un climax di situazioni degno delle migliori produzioni hollywoodiane. Dal punto di vista del gameplay ritorna la super raffinata e collaudatissima formula dei precedenti Uncharted, fatta di fasi platform di pura esplorazione in cui lasciarsi ammaliare delle affascinanti ambientazioni che il titolo propone, alternate a scontri viscerali sia a fuoco che corpo a corpo, coadiuvati questa volta dall'uso del rampino e dalla possibilità di marcare gli obiettivi in modo da eliminarli silenziosamente e senza lasciare traccia. Tornano anche i rompicapi legati al diario di Drake, semplici puzzle ambientali risolvibili prestando molta attenzione alle mappe di gioco. Saranno infine introdotte per l'occasione alcune fasi a bordo di una jeep, tramite la quale esplorare paesaggi sconfinati e di una bellezza quasi disarmante. Il sopracitato rampino non rappresenta solo una mera aggiunta estetica. Esso infatti è stato integrato alla perfezione nella struttura di gameplay di questo Uncharted 4, rendendolo indispensabile, ad esempio per cogliere di sorpresa i nemici balzando su di loro dall'alto, oppure per superare voragini altrimenti invalicabili o, ancora, per sfuggire rapidamente a situazioni di pericolo in cui saremo accerchiati dai nemici. L'intelligenza artificiale nemica è stata notevolmente migliorata rispetto al passato. Grazie alla maggiore potenza di calcolo di PS4 e con l'obiettivo di rendere le fasi stealth molto più avvincenti ed appaganti, i percorsi dei nemici sono stati resi molto più complessi, costringendo quindi il giocatore a studiare tutti i metodi di approccio alle battaglie in modo da esporsi il meno possibile ai pericoli. Il comparto tecnico del titolo Naughty Dog è ciò che di più bello si sia mai visto in produzioni recenti. Ogni elemento, dalle animazioni alla modellazione poligonale del protagonista, di nemici e comprimari, contribuisce a restituire un impatto visivo che non esiteremmo a definire splendido. Il level design, inoltre, si attesta su livelli di eccezione raramente visti in precedenza in un videogioco. Catapultando il nostro Nathan Drake in posti meravigliosi quali Madagascar e addirittura la costiera amalfitana, Uncharted 4 garantisce ore ed ore di gameplay, in un contesto indimenticabile che sicuramente lascerà il segno in migliaia di videogiocatori. Ci dispiace solo il dover constatare l'assenza dei 60 fps, visti ad esempio nella collection dei primi tre capitoli su PS4, sacrificati sull'altare di un dettaglio e di una pulizia grafica senza pari sulla console di casa Sony. Uncharted 4 vede inoltre l'introduzione della modalità foto, già vista nella Nathan Drake Collection su PS4. Questa particolare modalità, richiamabile con la pressione dei tasti L3 più R3, ci permetterà di fermare completamente il tempo, cambiare l'angolazione della telecamera, aggiungere filtri grafici e scattare screenshot memorabili in alcune delle ambientazioni più belle mai viste in un videogioco. Il multiplayer, per concludere, è stato rivisto e ulteriormente perfezionato. Pur non eccellendo per numero di mappe e modalità, esso si conferma essere molto accessibile e divertente, come già avevamo detto nel nostro video dedicato, rinunciando alla mole impressionante di dettagli della campagna single player, ma adottando un framerate di 60 fps che garantisce una fluidità decisamente apprezzabile e regalando ore di puro divertimento. Naughty Dog ha infine annunciato che tutte le mappe e le modalità che arriveranno tramite DLC saranno completamente gratuite e disponibili per tutti. Una scelta che farà sicuramente la gioia di tutti gli appassionati. Ci sarà un altro modo. Qui ho bisogno di te. Sam! Se vi è piaciuto questo video ricordate di mettere mi piace, di scrivere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo Uncharted 4, fine di un ladro, e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. E dal signor Aldo, dal signor Giro, dal signor Riccardo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!